Primo match ufficiale della stagione per il Teramo, questa sera i biancorossi qui al Bonolis affronteranno la Fermana nel primo match di Coppa Italia del Girone H, Girone H in cui è incluso anche il Rieti. C'è curiosità ovviamente per vedere per l'appunto Speranza e compagni in un primo impegno ufficiale in questa stagione dopo le amichevoli, curiosità che ha anche il mister Giovanni Zichella. Si va per la squadra che comunque più o meno si è già intravista in queste amichevoli, un 4-3-3 con un probabile tridente composto da Bacio, Terracino, Piccioni e Di Renzo sulla sinistra, ma per le impressioni del mister, per appunto, sentiamo Zichella. È una partita di calcio, se uno vuole dare la famosa mentalità vincente non può dire in Coppa Italia andiamo piano, in campionato andiamo forte, si va forte sempre in Coppa Italia, in allenamento e in campionato. Non ho ancora ben in mente una formazione base, poi dipende anche da come staranno i ragazzi e da tante altre situazioni. A tenere banco in casa Teramo è però soprattutto ovviamente l'infortunio di Gomis, il portiere di origini senegalesi ha rimediato praticamente uno strappo, dagli ultimi accertamenti medici ne avrà perlomeno per due mesi e quindi la società sta ovviamente valutando se tornare sul mercato per rinforzare per l'appunto i pali, dove questa sera ci sarà Lewandowski che partirà a titolare. Per lui è una grandissima occasione. Sono sicuro che farà bene perché anche lui è un buon portiere. Avevamo preso sì Gomis, ritenendolo un top player forse, no? Per la nostra categoria, però sapendo anche che dietro c'era un buonissimo portiere, quindi siamo tranquilli anche su quello. Adesso guardiamo Lewandowski, poi da qui a un mese forse e anche di più dall'inizio del campionato faremo le valutazioni giuste. Società con il direttore sportivo Sandro Federico che continua a monitorare gli altri settori del campo che ancora necessitano di interventi, si aspetta ancora l'arrivo di Fiordaliso per quanto concerne la difesa e poi Zichella ha ammesso anche che si aspetta un rinforzo giovane per il centrocampo nel ruolo di mezzala. Mancano secondo me ancora un paio di ragazzi, ho sentito ancora oggi per nasconderlo direttamente il ragazzo perché doveva partire per Liverpool col Torino, non è partito, è rimasto a Torino, quindi mi dispiace per lui che non è partito, ma ero quasi contento della scelta di non averlo convocato, quindi le possibilità che lui possa andare via dal Torino sono aumentate, ma non sono aumentate le possibilità che possa venire da noi. È logico che io sono convinto che i calciatori a volte, vedi alcuni calciatori senza far nome, che uno ha detto sono venuto a Teramo perché Zichella mi ha preso per sfinimento a furia di telefonarmi e quindi questo secondo me è il lavoro da fare. Non mi dispiace Danso dell'Inter, un 98, non mi dispiaceva Pogbega del Milan, Mancino che si proponeva ma ahimè vuole andare in B giustamente alla Spezia. Non mi dispiace anche un giocatore del Pisa, si chiama Nacci, 98, Mancino, anche lui nato a Torino, l'avevo scoperto già 3 anni fa, giocava nella Pro Settima in Serie D, poi dovevamo portarlo alla Feral Pisa Lo, invece è andato al Pisa.